bene, Rotolo Salvatore, c'è la 22 mi pare. E allora Rotolo, lei dei suoi interrogatori è stato dato lettura. Lei sa che ho imputato di molti reati. Reato di cui all'articolo 416 del codice penale, 416 bis, 71 e 75 della legge del 75 numero 685, omicidio di Calabria Agostino, omicidio di Rognetta Antonino, Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, Migliore Antonino, Ragona Pietro, Giacone Paolo, Scalici Gaetano e Benfante Giovanni, e tutti i reati che sono connessi. Lei ha chiesto di essere interrogato perché voleva fare altre dichiarazioni. Signor Presidente, ultimamente... Ci sono pure le rapine, insomma, alcune rapine, sì, che di cui abbiamo già parlato in sede di confronto. Dobbiamo in parte. Cercare di, sì, di addentrarci un pochettino. Veda lei un po' di... In alcune situazioni, sì. Perché l'altra volta... Quando ho fatto il confronto ho trascurato alcune cose che ora, se mi permette, ho sì, alcune appunti. C'ha degli appunti? Un appunto è uno. Parli più... Sì, sì, c'ho degli appunti. Protesto innocente, confermo. Conferma gli interrogatori? Sì, confermo. Sì, protestando di innocente. Altra volta, signor Presidente, mentre che mi trovavo a ascoltare il signor Sinagra, ho sentito dire, l'altra volta, mentre mi trovavo ad ascoltare il signor Sinagra, io ho sempre il problema che si asciuga la bocca. Se vuole l'acqua la facciamo portare. C'è un po' di ipertensione, questo che vabbè, dicevo, è una cosa che si spiega. È una cosa mia. Non c'è il... E allora? Oggi, vabbè, lei continua a parlare che ora le faremo portare l'acqua. Viene un pochettino di sì, difficoltà. Mi sono sentito accusare di una cosa che sino un momento prima io non ero stato mai accusato. Qua in quest'aula mi ha accusato di un'altra cosa che io sino un momento prima non ero stato mai accusato in 3 anni a venire qua e 22 interrogatori che lui ha reso, che ne ha fatto cenno la vostra signorina. E il fatto di un camion là, un autotreno, non so se... E la rapina? È una rapina che dice che io ero là con lui, con altri. Poi all'ultimo momento dice che non ci sono... Ah, che lei sembra non c'era? Sembra che oggi è uscito nei giornali, ci sono proprio... Che il giornale porta la copia integrale delle dichiarazioni. Sì. E vabbè, se lei c'ha il punto, veda, anche cosa, per l'avvocato, ricordo... L'avvocato ce l'ha pure, l'ho l'avvocato letto l'altra Campo, volta. Sì. Ce lo vuole precisare situazione. Qual è l'episodio? Così... L'avvocato Campo ce l'ha. L'avvocato Campo, sì. La bobina numero... No, l'episodio non ce lo sì, può sì, dire. Sì, così lo trovate voi. Vabbè, io in questo momento non abbiamo qua gli interrogatori di Sinagra, non possiamo portare tutto... Ce lo porto. No, no, se lei ci precisa l'episodio per ricordare, noi ricordiamo tutto, però soltanto per specificare l'episodio. Ma è un episodio che trova riscontro in un'imputazione di cui dobbiamo occuparci? No, oppure infatti, è un episodio... Infatti l'imputato l'ha già chiarito, mi ha accusato anche di un fatto che non mi è stato mai contestato. Mai contestato. E allora, l'imputato su questo punto vuole intervenire per chiarire ulteriormente che il signor Sinagra ha mentito. Scusi, anche per evitare... Sì, perché la possano incriminare? No, che mi arriva in mandato di cattura ingiustamente, e le spiego anche perché. No, e le spiego anche perché, signor Presidente, se io parlo con lei... Se lei ritiene opportuno che interviene il pubblico ministero, poi lo vede lei, io parlo... No, no, diceva soprattutto col pubblico ministero che dovrebbe iniziare l'azione penale. Ma noi cerchiamo di evitarla questa azione penale perché... Lei ha diritto di difendersi intanto, siccome questo reato, sì, di quello che ho potuto dire, sì, è stato commesso il 12-12-81. 12 dicembre 1981. E io lei era detenuto. Ero detenuto. Sì. Per evitare, anzi, senta, come io... tutte le altre cose. Che? Che le
diciamo lei... No, è perché questo signore, siccome è molto dettagliato nel parlare specifica, per prendere in giro, mi scusate se parlo così, ma per prendere in giro proprio le persone laureate, cerca di prenderle in giro, perché non ci ho potuto di una certa maniera. Poi quando si è visto fatto simulatore, ci è venuta la memoria, è diventato intelligente tutto assieme. Non ha voluto pescare più. Dunque, qua c'è il bicchiere d'acqua. Grazie. Allora, se questo episodio sarebbe avvenuto il 12 dicembre 1981 e lei era detenuto. Anzi, io... con l'occasione lei ci vuole precisare il periodo in cui è stato detenuto. Sì, adesso dal 9 novembre 81 al 23 febbraio 82. Dal 9 novembre 81, 1981 al 9 febbraio 82. Poi sono al 23 febbraio 83. Febbraio 82. Poi sono uscito. Mi hanno dato... Aspetti, lei è stato detenuto per quale reato? Io l'ho spiegato. Per quello del... Sì, è fatto detenzione porto... Poi in appello solo detenzione, insomma, una dei due reati è decaduto in appello. Scusa. No, ma c'è... Le volevo dire, con questo fatto... Mi trovavo detenuto. Ora lui, nello specificare le cose, dottore Giordano, dice fatte circostanze, che se io non ero arrestato, io stesso ci credevo, di come specifica le cose. È diabolico, io l'ho detto che è diabolico. Perché dice Rotolo era con noi, è venuto a fare la rabbia. No, non è venuto a fare, è rimasto là. Però c'era pure lui, perché lui siccome non è venuto a fare la rapina perché lui lavora con la droga, è disonesto, e dico disonesto perché rinnego questa accusa infame. Dice è rimasto là il rotolo, signor Presidente, ma come si fa a dire così? È rimasto là, è venuto, non è venuto, aspettava, gli abbiamo dato i soldi, e io non c'ero, ma come fa a dire, no questa, ora parliamo pure di altro, signor Presidente. Vabbè, allora, questa la mettiamo col fatto pecoraro quando io ho deposto al giudice. Questo episodio è concernente. La mettiamo col pronto credito. Numero 9. L'episodio concerne. Al furto, alla rapina di un camion, di un autocarro. Il carico di elettrodomestici. Ah, va bene, quella. Sì, la rapina. Esattamente. Sì. Lui dice in questo modo al dibattimento, cioè il rotolo Salvatore c'era, però non l'abbiamo fatto venire, perché? Perché il rotolo Salvatore ci serviva per altre cose, cioè il rotolo Salvatore lavorava per la droga. Quindi sostanzialmente non lo esclude la partecipazione. No, dice il rotolo Salvatore c'era, però non l'abbiamo fatto venire. C'era dove? A Piazza Sant'Erasmo, se ben meglio. No, Presidente, c'era, era nel... Ah. Comunque dice se c'era, doveva essere in libertà. Va bene, in sostanza lei puntualizza che questa dichiarazione non può essere vera perché lei in quel periodo era detenuto. Oh, e questo è un punto che è stato da lei chiarito. Fatto della bontà. Avvocato, deve essere originale, avvocato Filecia, questa volta accusiamo di plagio. Accusiamo di plagio per queste osservazioni, perché dico deve essere originale, già è stata fatta l'osservazione. No, non da parte di questo imputato, ma del precedente. Dunque, allora... Dottore... Sì? Io volevo ritornare un momentino al fatto di pronto credito. Pronto credito? Pronto credito. Sì. Che lui dà dettagliatamente indicazioni su di me, su quel fatto, e mi chiama in correo. Corretta. Ancora, non so specificare corretta. Bene la parola, però penso di avermi spiegato. Sì. E dice, rotolo, e nomina anche la mia macchina, secondo lui. Rotolo perché con la lei, sua... Lei c'ha un'automobile? No. No, non l'ha mai avuto? No. Una 126 ha mai avuto? No. Io dal 78 che non ho macchine, dal 78. Prima aveva un'automobile? Sì, avevo una 112 prima, perché lavoravo dal 71 al 78 ho lavorato, a Pastefì, alle Moline Virga, dal 71 al 78, operaio specializzato. E poi dal 78 questa automobile l'ha venduta? Sì,
Un ragazzo l'ho venduto, l'ha venduta la mia famiglia addirittura, non sì, anch'io l'ho venduto. Ma mi pare che questo risulta processualmente. Il dottore signorino qua presente, 2 anni e mezzo fa, mi è venuto a trovare a Lucciardone, dicendomi, non so se si ricorda, spero che fa mente locale, che io avevo quella macchina. Da poco questo signore dice che chiamavo collaborava là, come dice lui. E mi ha detto il dottor Borsellino, il dottor signorino dice, Rotolo dice, è meglio che dice la verità, dice. Ho detto la verità, io la dico sempre, ed è quella che gli sto dicendo, io non sono proprietario di questa macchina. Mi ha detto, a quel punto c'era pure il dottore Alicuo, se si ricorda. Mi ha detto, dice, noi abbiamo le prove che lei è proprietario di quella macchina, perciò le conviene dire la verità. Io la ringrazio, ma le ripeto a dire che io, sino attualmente, io non ho quella macchina. C'è un accertamento della polizia. Senta, ma... Sì, e possiamo chiarire questo fatto dell'accertamento. Ma lei c'ha una sorella, fratelli? Sì, io c'ho fratelli, sorelle. C'ha una fratelli sorella? Non ce n'ho. C'ho 3 sorelle, 2 sposate e una e celebre. È una nubile. Nubile. E quella nubile c'ha un'automobile? No, neanche lo so se c'è un'automobile... Lei non lo sa. Io non lo so che c'è un'automobile. È stato mai... accertato che c'è una mia sorella che c'è un'automobile. Credo abbia una disponibilità un 126, sì. Credo che sì, una 126. Alla... C'ha una disponibilità una mia sorella di una 126. Di un suo familiare, non mi ricordo ora il rapporto. Sì, mi pare la sorella. A me pure, io ricordo la sorella, sì. Non mi ricordo bene. Insomma, però... si è andato a girare e a scovare tutto il mio albero genealogico perché hanno portato un cugino, un zio, un nonno. Rotolo, lei lascia stare. Dice, no, mi scusi, se quello dice, la sua è amico mio questo, dottore, signor Presidente, è amico mio, se è amico mio mi deve conoscere bene. Chi? Questo Sinagra, che dice che è amico mio, se è amico mio. Lei questo lo può sapere, non io. No, io sto domandando, no, è amico mio come dice lui, va. Non so, forse mi spiego male. Qui lasciamo stare quello che dice Sinagra. Lui dice che è amico mio. Noi e se è amico mio deve essere preciso nel parlare di me. Sì, ma la non deve lasciare queste lacune. Stiamo portando la cosa su un accertamento obiettivo. Cioè se lei avesse dell'automobile o la disponibilità di un'automobile. In quel periodo il dottore signorino mi ha detto... che la macchina mi ha dato anche il numero di targa perché c'è un accertamento della polizia. No, e di chi era quella macchina? Di un suo familiare. Non era di un mio familiare. No, non mi ricordo. Vuole guardare il numero di targa per cortesia e veda chi è il padrone di quella macchina. Sì. Perché poi se non ce l'ha mio fratello, mio nonno, mio bisnonno, qualcuno della mia famiglia per forza deve avere la macchina. No. Per forza io. Non c'entra la questione. Si deve dare fiducia. Rotolo, lei non deve polemizzare, lei deve rendere un interrogatorio. Qui la questione è questa. Noi le chiediamo, lei aveva automobile? Lei ha detto, nel 78 io ho venduto l'automobile che avevo, che era una 112, e poi non ne ho avuto più. Allora io le ho chiesto, qualche suo familiare, una sua sorella, aveva la disponibilità di una 126, aveva una 126, e lei mi ha detto, io neanche lo so, se lei... questo, e lì qui ci limitiamo. Poi la discussione sarà fatta dall'avvocato, l'avvocato potrà anche corredare eventualmente questa discussione attraverso una documentazione che potrà essere... No, perché... Sì. Signor Presidente, che lui specifica nel pronto credito che c'ero io con questa famosa macchina, di cui io nel pronto credito non ci potevo essere perché a quel periodo era arrestato, lei era quella macchina sola camminava. Perché era detenuto, sì. Scusi Presidente, c'è da precisare una cosa, che di pronto credito l'imputato Sinagra Vincenzo non ha mai parlato. Sì. In realtà, ma scusi, allora questa imputazione ha parlato e sono stati accertamenti successivi della polizia che hanno ritenuto di identificare nella rapina subita dalla pronto credito quella a cui si riferiva l'imputato Sinagra Vincenzo. Così. È così storicamente. Quindi questa è la situazione. Non ha mai parlato però, di pronto credito. Sì, però l'imputato ha avuto... No, però dobbiamo riconoscere che l'imputato ha un'imputazione dove c'è scritto pronto credito ed è allora accusato di avere... Alibi, ma un momento, tutti assieme non dobbiamo parlare perché altrimenti non si capisce quello che dice.
diciamo, precisiamo comunque che l'imputato A deve rispondere di una rapina a pronto credito. Quindi lui ha il diritto di discolparsi su questo punto. Ma ha detto, Sinagra Vincenzo mi dice che quando io ho fatto la rapina alla pronto credito, quindi nel momento in cui attribuisce a Sinagra Vincenzo di fargli carico della rapina alla pronto credito c'è un'inesattezza, nel senso che Sinagra Vincenzo parla di un fatto senza dare nessuna connotazione. Sono state poi le successive indagini a portare a queste, a individuare il fatto reato attraverso le... Esatto. Dottore Grasso, ma io... Questo era io, una precisazione. Però, mi scusi, io parlo sì. A... Una volta, numero 9... Ha il numero 9 sì. Ha diritto di difendersi su questo, no, ma però quando lui dice, perché lui sa che l'accusa viene da Sinagra, l'accusa è stata concretizzata e cristallizzata nella imputazione in cui si parla di pronto credito, quindi il certo. Imputato è esatto quello ha diritto di no, e comunque è opportuna la precisazione del giudice Alatere che dice però Sinagra aveva parlato genericamente, come del resto ha fatto quasi sempre nell'indicazione dei fatti, di un posto in cui non aveva saputo neanche indicare la via, perché aveva parlato, se non ricordo male, non della via America Mari. No, consente, la rapina consumata in un palazzo nei pressi del porto, all'interno di un ufficio, sito in un piano alto, si era verificata alle ore 18 circa del 5 febbraio 82 in danno della pronto credito. No. Cioè, sulla base delle dichiarazioni. Sì, sulla base delle dichiarazioni rese dal Sinagra. La squadra poi... mobile è riuscita a identificare, individuare il luogo allora dove era avvenuta la rapina. Allora ma quello di cui lei si deve difendere è quello. Questo non c'è dubbio. Nessuno possiamo. Sì, no. Io magari non ho detto le parole il precise. Il giudice Alatere ha sempre. Quello. Non parliamo. Il giudice Alatere ha soltanto precisato che il Sinagra, nel rendere dichiarazioni che hanno portato a quella imputazione di cui lei si sta difendendo, il Sinagra non aveva indicato né il luogo con precisione, cioè la via dove sarebbe svolta la rapina, né il piano dove si era svolta la rapina, ha detto in una via vicino al Po, né il tempo del commesso reato. La polizia, a seguito delle indagini che sono state richieste dal giudice istruttore o dal pubblico ministeri, comunque forse da ambedue, allora ha creduto di localizzare questo perché si parlava, mi pare, di una cassa cambiali, se la memoria non mi inganna, parlava di una cassa cambiali il Sinagra. E allora la polizia ha identificato... L'agenzia di affari una cassa cambiali, esatto, Presidente. Sita al quinto o al settimo piano di un palazzo, sito di fronte all'ingresso del porto in via Mariano Stabile. Quindi esatto. Ha dato delle indicazioni abbastanza precise, diciamo, perché... La questura fosse in condizioni di poterlo nella individuare. Prima dichiarazione però mi pare che via Mariano Stabile e come lei vede invece sì, si è andata a finire di fronte all'ingresso del porto però dice via Mariano Stabile dice via l'ingresso Mariano Stabile. Del porto in via Mariano Stabile ce n'è cioè. Due ingressi no ma quella pronto credito è in via America Mari. L'alternativa è o che Sinagra ha fatto riferimento a un episodio del quale addirittura non si è potuto neppure individuare il luogo e tutto, e se sia effettivamente avvenuto o meno, sia soltanto frutto della fantasia del Sinagra, o altrimenti dobbiamo ritenere che sia questo. E siccome è stato contestato... Ma quella è via America Mari, per quanto credi. Presidente, scusi, stiamo secondo me spostando l'ambito dell'interrogatorio a una discussione finale. Cioè, la contestazione è corretta, è quella la pronto... Sì, io concordo col pubblico ministero. Era una precisazione fatta, non è oggetto di contesto. Che concerneva la dichiarazione del Sinagra, non l'imputazione, perché l'imputazione... resta cristallizzata e noi siamo d'accordo Presidente siamo tutti d'accordo credo. Il problema è questo come ha puntualizzato il anche l'imputato Alatere che si è difeso esattamente da quella imputazione che si sta difendendo da quella imputazione quindi pronto credito lei non poteva esserci perché era detenuto. Andiamo avanti nelle altre dato che lei c'ha gli appunti. Pecoraro. C'è quel fattore che penso che è stato abbastanza già chiarito il fatto che io quando mi è venuto a contestare il dottore Borsellino quell'accusa, questa non è una rapina ma bensì forse era qualche altra cosa. Pecoraro, non so se l'avete presente. Sì, Pecoraro. Di cui dice che io ero là e mi dà anche un ruolo
mi dà anche un ruolo, perché è bravo nello specificare i dettagli, come puntualizza. Mio presidente, io quando il giudice è venuto e mi ha detto io quel fatto e mi ha detto il periodo, io gli ho detto: signor giudice, è il periodo di Natale 81, è l'unico Natale, era l'unico Natale, perché ora ne ho fatti un altri 4, era l'unico Natale che mancavo da casa, e non mi è venuto molto difficile a ricordare dove mi trovavo, che era il 21 dicembre. Il 21 dicembre. E io ho detto... Lei l'ha detto in istruttoria che si trovava... Sì, l'ho detto subito, quando lui è venuto a contestare. Pecoraro, danneggiamento, credo... Capo che... 340. Signor Sinagra si mette corresponsabile in questo fatto. Sì, danneggiamento di un'autovettura e di un pullman, cioè di pullman di Pecoraro Giorgio, che sarebbero stati, di cui sarebbe stato infranti i vetri e tagliuzzata la tappezzeria. Questo di Pecoraro Giorgio. Dunque, questo reato... Commesso in Palermo il 21 dicembre, cioè... 21-12-81. Cioè, sì, perché sono... Dunque, infatti c'è il reato connesso di porto e detenzione illegale di armi pubbliche da sparo e quindi vengono rubricate sotto il 21 dicembre, sotto la data del 21 dicembre 1981. E qui era in carcere. L'imputato dice: io mi trovavo. Io gli ho dato la data dall'inizio alla fine della mia carcerazione. E poi io, quando sono uscito, sono stato ricoverato. Ma questo lei l'ha dato nell'interrogatorio, l'ha detto? L'ho detto al momento in cui mi è stato contestato il reato, signor presidente. E cioè nell'interrogatorio? Nell'interrogatorio ho reso al giudice Bussellini. Lui è venuto, mi ha contestato questo reato, mi ha detto il periodo. Io ho detto: signor giudice, non posso avere composizione. E gli ho precisato, gli ho detto anche per miglior precisazione, se lui andava lì di fronte, cioè nella matricola del carcere del Lucciardone, poteva vedere subito, in 5 minuti, se io dicevo la verità o meno. Perché io ero stato detenuto nel carcere del Lucciardone. Cioè, penso che viene facilissimo a guardare là, se uno, il periodo o meno. Poi il signor Sinagra, dopo 10 mesi, sì, sì, ha avuto la delicatezza di togliermici. Effettivamente, dopo 10 mesi ha fatto ricordare il dottor Ayala. Dice: l'imputato a questo punto fa presente, il 21-12-81 io non avrei potuto affatto commettere tale fatto perché mi trovavo detenuto in questa casa circondariale. E nell'interrogatorio del 9 marzo 1984. Continui allora. Signor Presidente, quello che a me mi urtava di più era che io ho letto le dichiarazioni, e me le leggeva il dottor Borsellino, le modalità. Sì. Le modalità, il mio ruolo qual era, descriveva tutto. E in realtà non era vero niente, perché io là non c'ero. Poi è venuto qua ora adesso a dire: non lo sa, il rotolo non c'era, mi sono sbagliato perché il rotolo era arrestato. E non è vero che io ho accusato i giudici come una tragedia, ha messo qua davanti a me, perché è un dovere del giudice andargli a dire cosa stai dicendo, è un suo dovere, perché se non lo farebbe non ci sarebbe più giustizia. Dopo 10 mesi dice che ha parlato che è Digos, il criminale a Polle di Roma, dicendogli: sa, io, e forse gli ha mandato una lettera, un telefono, i fatti suoi, quello che ha fatto. Però si è giustificato dopo 10 mesi che io ho detto al giudice che era in casa. Lettere su di lei non ha mandato? No, ho detto, non so come poi ha fatto magari per venire, che io non c'ero. Perché lui ha comunicato... Come vengono tutti? A dicembre 84. Io mi ero chiarito la mia posizione, non so se era marzo 84,
dopo 9 mesi. C'ha avuto qualche ripensamento. Dobbiamo stare speranza sempre dei suoi ripensamenti, o signor Senato. Rodolo, comunque, non è che deve fare argomentazione. Lei cerca di dire dei fatti. Sì, sì, va bene. Signor Presidente. Ma queste sono argomentazioni. Le vuole rubare il mestiere? Passiamo a un altro fatto. Domenici André. Sì. Che qua, giorni fa, se ne è parlato abbastanza a lungo. Questo signore... Cioè il tentativo dinamitardo, l'attentato dinamitardo a Domenici Andrea. Dinamitardo a Domenici Andrea. Rettifiche, motori di via... Si metteva anche lui corresponsabile, relativamente, ma anche lui corresponsabile. Dice perché? Perché diceva, io ero pure là che ci dovevo andare, all'ultimo minuto, non ci sono più potuto andare, e ci sono andato, Rotolo Salvatore, Alfano Paolo e il mio cugino Vincenzo, detto Tempesta. Signor Presidente, come già si è detto, io le ripeto, che in quel periodo né lui né suo cugino Tempesta, cosiddetto, potevano, se si chiama Tempesta, erano in carcere. È stato arrestato l'11 agosto. La notte, sì, l'11 agosto 1982 furono arrestati insieme, quindi... Io poi dici che c'è un'altra dichiarazione, signor Senato, che l'ho letta tutta, che dice che dopo la morte di un certo signor Graviano Michele, subito dopo la morte del signor Graviano Michele, ha detto che io avrei fatto, assieme a lui ed altri, da guardaspalle, un certo Oliveri Giovanni. Il fatto di questa morte del signore l'ho visto, è avvenuto il 7 gennaio del 1982. Io, come gli ho ripetuto, sono uscito il 23 febbraio, di cui, dopo 3 giorni di licenza, ho avuto un incidente. Ero fuori, impermesso dalla polizia. Ho avuto un incidente e mi hanno ricoverato d'urgenza alla neurochirurgia dell'ospedale civico. Ha avuto un incidente? Come? Come si è svolto il suo incidente? Sono caduto dalla scala, ho sbattuto la testa. I miei mi hanno portato all'ospedale. E ancora ne piango le conseguenze di questo incidente. È caduto dalle scale della sua abitazione? Dalla mia abitazione, sì. Ero a licenza. Mi hanno dato la licenza e io stavo scendendo dalla scala e dalle scale ho sbattuto la testa e mi hanno portato, non ho capito più niente, dicono che mi è venuta un'epilessia di cui poi all'ospedale l'hanno riscontrata e mi hanno rimesso, non mi ricordo bene, 15 o 20 giorni prima, perché c'è certe volte che certe cose me le ricordo, certe volte come se non ci fosse. Ma lei soffre di epilessia? No, adesso perché ho preso Cardinal, sono curato un pochettino, ringraziando a Dio, forse questa cosa si va allontanando, perché io non è che ci avevo sofferto mai, è stato per quell'incidente, Insomma, ha avuto degli attacchi epilettoidi, sì, diciamo, sì. Non so precisamente, ma i fatti sono questi, si sono svolti così. E le volevo dire, sono stato ricoverato all'ospedale. Ora, ritornando al discorso di... In che periodo è stato ricoverato all'ospedale? Subito dopo uscire dal carcere, signor... Questo signor Oliveri, se è vero, ne aveva di bisogno di un guardaspalle. Io penso che si doveva andare a rivolgere a Tove, no, a me. Perché era impossibile che io potevo andare a fare da guardaspalle a questo signore. A parte che non lo so fare. Dove è stato ricoverato lei, l'ospedale? Neurochirurgia del Civico, sì. Ah, del Civico. Ah, il reparto neurochirurgico. E quanto è rimasto in ospedale? Non mi ricordo di preciso, però... Grosso modo. Dai 10 a 20 giorni, o 15, 20, una cosa del genere. E poi mi hanno dimesso. Perché hanno visto che le mie condizioni sono migliorate e mi hanno demesso. E di tanto in tanto veniva la polizia, non mi ricordo, era la polizia o i carabinieri, a controllare. E io quando poi sono uscito, sono ritornato di nuovo in questura, e a Piazza Vittoria. Lei non era più detenuto, perché lei era stato... No, non ero, al 23 febbraio sono uscito, glielo ho detto. E poi dall'uscita sono stato ricoverato. La polizia perché lo controllava? Perché doveva andare a soggiorno obbligato.
Ah, io avevo il soggiorno obbligato. Sì. Quanto ha avuto il soggiorno obbligato, quanto le hanno dato e dove? Tre anni e mezzo a Chiusi, vicino Montepulciano, Siena. Sì, vicino Chianciano, sotto Chianciano. C'è andato poi a questo soggiorno obbligato? Mai io ci sono andato, perché non ne vedo il motivo. Ah, vabbè, questo non mi... No, siccome me l'hanno dato senza nessun motivo. Nessuno lo signor vede. Presidente, perché io l'ho avuto tramite un procedimento. Poi di quel procedimento me ne sono andato assolto. Primo grado, appello e Cassazione. E in base a quel procedimento a me mi hanno dato il confine. Perché dovevo andare a confine, a parte che ero malato? Aspettavo che la sentenza diventava definitiva per poi vedere se magari ci andavo. Insomma, mi dovevo sbrigare di questa cosa. Non è che me la potevo tenere tutta la vita addosso. Magari avevo la speranza che qualche giuria o qualche sezione me la toglieva, eh? Perché i motivi erano per di poco banali. Perché io avevo lavorato sino a quel momento quando ho avuto poi il mandato di cattura. Lei che lavoro ha svolto, quindi era presso i mulini? Lavoravo alla Mulini Virga, 8-10 ore al giorno quando faceva? Si faceva sordinare. Che faceva? Io avevo una macchina in consegna. Prima sono entrato come ragazzo, sa, questi sono mestieri di antichità. C'è il mastro, un giovane, ci insegna il mestiere. Io in poco tempo ho appreso, di cui poi me l'hanno consegnata, chi di dovere, me l'ha consegnata a me questa macchina. E avevo una squadra, quella è l'unica squadra che ho avuto io in vita mia. Una macchina? Una macchina per impaccamento della pasta. Ed avevo io la mia squadra. L'impacchettamento della pasta? Della pasta, sì, della pasta. E io confezionavo tutti i tipi di pasta. Sapevo che carta mettere, insomma, la macchina la regolavo io. Ai Mulini Virga quando ho lavorato? Dal 71 al 78. Cioè da quando mi hanno permesso il libretto di lavoro, no? Perché per me il libretto di lavoro prima di 15 anni non si può avere. Avevo 15 anni e un giorno quando ho lavorato. E poi che cosa è successo? È successo che ho avuto un mandato di cattura. E se è finito il mio lavoro, è finito tutto. E da quel periodo a venire qua che ne ho passate 4. Va bene, allora continuiamo questa sua... elencazione. Signor Presidente, sempre leggendo le dichiarazioni rese dal mio coimputato Sinagra, parla col dottor Falcone, le dice a un certo momento il dottor Falcone a lui: tu ne sai parlare delle minacce che ha subito l'agenteria di Cristofalo? Lui dice: come no? Sì, a parte le minacce, là c'è stata collocata una bomba da Rotolo Salvatore e altre persone. Lui dice anche il nome là che sono. Signor Presidente, e mi sembra strano come mai io non ho avuto mai mandato di cattura di questo fatto. Cioè, non le hanno contestato questo? Mai, reato. Mai. E non è un rammarico. No, ora mi spiego. Se io potrei sapere magari quando è successo questo fatto, per vedere se possiamo ancora comprovare che quello che dice questo signore non è vero. Non è vero. Solo per questo motivo avrei il desiderio di sapere quando ho messo questa bomba, secondo lui. Le dichiarazioni del Sinagra, dal punto di vista temporale, sono sempre dall'81 all'82, questo però non so se si riferisce... No, lui ha confermato qua, ieri, sì. Dicendo 81-82. Sì. Però evidentemente questo certamente sempre dalla polizia vengono fatte l'identificazione, sì, di quanto dichiarato dal Sinagra. Per tutti questi fatti la chiarificazione poc'anzi si era resa, sì, necessaria per questo. Comunque si è proceduto per questi fatti, forse il pubblico ministero può saperlo. Ieri l'avvocato faceva presente che non esiste questo, deve fare accertamente. Ora il dottore Ayala gli ha risposto che se lui, l'avvocato Fileccia, mio difensore, guardava bene, se ne accorgeva che questo signore non so che ha detto. Cosa è proceduale? Come era il discorso? E l'avvocato Fileccia ha detto: mi deve scusare perché mi faccio prendere la mano dai clienti. E quel famoso cliente ero io. Perché a me
Può darsi che mi può interessare la cosa. Non è che lo faccio per spirito di perdere tempo. No, certo, no, è comprensibile quello che lei dice, ma il suo difensore potrà fare questi accertamenti, perché la Corte non è in grado, visto che non abbiamo un'imputazione, fra le tante che abbiamo, almeno questa... Ma lui parla specificamente, dottore Giordano. Sì, lui parla specificamente, lui dice, ma il reato non è stato contestato e quindi non è competenza di questa Corte. Quando è venuto qua ha detto che è confusione. Signor Presidente, quando parla col giudice Falcone è più che sicuro di quello che dice. È certo di quello che dice, perché non esita neanche un attimo. Signor Presidente, io leggo le dichiarazioni. Siccome io ho fiducia nei giudici, non posso altro che pensare che è questo signore che parla così preciso. E basta, non penso altro. Lui dice, sì, dopo le minacce, a questo... Dopo le minacce è stato collocato una bomba da Rotolo Salvatore e fa altri due nomi di altre due persone. Ora io vorrei sapere quando ho messo questa bomba. Sì, ma dico, per quanto riguarda il procedimento eventuale e quindi la contestazione, non siamo noi competenti a stabilire. Evidentemente se la difesa ha elementi su questo punto, noi li possiamo, sì, possiamo dare ingresso. Non è il punto che noi vogliamo precludere l'indagine. Non siamo in condizione di poterla fare, questa indagine, finché non ci date dei dati precisi. Non so se sono stato chiaro. Ho compreso. Però, sì. Presidente, mi pare che sia un'indagine che vada comunque fatta. Ma sì, io... vada fatta anche eventualmente dalla Corte, perché evidentemente, a prescindere se esiste o meno, dobbiamo avere... Ma io ho richiesto i verbali di Sinagra al mio ufficio possiamo fare una indagine per sapere se in seguito alla dichiarazione di Sinagra è stata iniziata azione penale. Questo potremmo fare. È una dichiarazione resa all'80. Cioè, sta parlando il suo avvocato. Se noi riusciamo ad avere la certezza o meno dell'episodio ed eventualmente la data, anche se non dovesse esserci una contestazione a carico del Rotolo, evidentemente sapere che in quella data il Rotolo quel fatto comunque non l'ha potuto commettere e il Sinagra glielo attribuisce è un ulteriore elemento per valutare l'inattendibilità del Sinagra. Quindi si possono fare indagini di polizia giudiziaria. Comunque io ho già richiesto e la Corte ha disposto il verbale relativo alla dichiarazione, anche se per altri fini e relativamente a quanto aveva sollecitato l'avvocato Mormino in ordine all'articolo 435 del Codice Procedura Penale. La Corte ha disposto appunto la trasmissione al mio ufficio dei verbali relativi al Sinagra, per cui nell'ambito di questi verbali può fare il mio ufficio stesso. La richiesta può fare la difesa può fare una specifica richiesta e la Corte la prenderà. Presidente, mi scusi, non ho sentito l'ultima parte, proprio l'ultima frase del Il mio ufficio, che se ravvisa elementi di reato nuovi o fatti, inizierà l'azione penale. O inizierà comunque farà gli accertamenti onde accertare la credibilità. Io l'ho capito qual è il discorso. Mi scusi, a noi non interessa l'azione penale. Ma non credo che sia competenza della Corte. Che qui arrivi la prova e che quell'accertamento provi ancora una volta che Sinagra ha mentito, che possiamo aspettare l'inizio dell'azione penale. Faccia le richieste, fate tutte le richieste che ritenete opportune e la Corte le prenderà in esame, purché naturalmente non siano del tutto generiche. D'altra parte si potrebbe fare una indagine per stabilire se in seguito a questa sia stata iniziata l'azione penale oppure se esisteva denunce concernenti questo episodio. Chi fa poi li contesta senza un'azione penale? No, contestare è ai fini della credibilità del... Questo, insomma, la richiesta deve fare la difesa, le farà la difesa e poi la Corte le prenderà in esame. Sì, va bene, avvocato Campo, facciamo finire l'imputato di... Ah, non la vota alla fine? D'accordo. Se lo credete opportuno, per carità, era soltanto per dare un ordine, in maniera anche per aiutare l'imputato nell'esposizione del suo interrogatorio. Avanti, Rotolo. Signor Presidente, ultimamente ho sentendo parlare il signor Sinagra, ha fatto un discorso tutto di gira e rigira, faceva il gioco dell'occhietta, gira a gira era sempre in punto. Siccome una volta Savoca, Spadaro, Tagliavia, mio cugino, si doveva fare una società, droga, sigarette, la dichiarazione la può leggere meglio di me. Sì, no, io la ricordo perfettamente. E di cui diceva, a un certo punto,
se questa presunta banda doveva entrare o meno a fare parte di questa cosa, è andata a chiedere permesso a questo signor Marchese, di cui il signor Marchese gli rispondeva che era impossibile, visto che in quei periodi c'era la cosiddetta guerra di mano. Ora io vorrei, per me, una curiosità, vediamo se può togliere. Perché il signor Marchese negherebbe questa situazione? A dire che ci è andato suo cugino Tempesta, non accetta queste condizioni perché c'è la guerra di mafia, perché dice che c'è da fare e io dovrei lavorare con la droga in quei periodi, perché lui dice io non sono andato a fare la rapina perché ero là, però siccome Rotolo lavora con la droga, come dice, scusa? Tranne che lei avesse lavorato con la droga in epoca precedente, insomma questo sarebbe... Sì, in epoca precedente, ma però siccome questo signore dice di avere fatto la parte, dice di avere fatto... Perché avrebbe dovuto negare il permesso al Sinagra? Io che avevo lascia passare. Se è vero che io dice che faccio parte... Vabbè, è un argomento. Signor Presidente, ho ritenuto opportuno esporlo. No, è un'argomentazione, sto dicendo. Confermo che è un'argomentazione. Quando è venuto qua, sempre il signor Sinaga, e dicendo sempre il fatto delle rapine e droga, delle? Diceva, rapine e droga, parlava di rapine e droga, sì. Diceva, io... Cerca di non tenere il microfono con la mano perché si sente peggio. Io... Sì. Rodolfo Salvatore dice che non sono andato a fare l'LAP, ora lo dice, perché lavorava con la droga. E perché ha aspettato 22 interrogatori e quasi 3 anni per scagionarmi a me di queste accuse, signor Presidente? Io devo aspettare un altro 3 anni per vedere il signor Sinaga venire qua e dire Rodolfo non c'entra niente di niente. Che devo fare? Devo marcire in galera? Sempre che questo signore si scomodi a dire la verità. Passiamo ad altro. Vorrei parlare un momentino del professore Giaccone. Lui mi accusa, un'accusa disonesta. È un'accusa disonesta, ha detto. Ha detto che io sono andato, secondo chi gliel'avrebbe raccontato, ad uccidere. Questa persona. Io, al dottor Giaccone, professore, le potevo essere grato. L'unica cosa che io potevo fare, professore Giaccone, era di andarla a trovare e ringraziarlo. Siccome non l'ho fatto mai, per il semplice motivo, prima perché non lo conoscevo personalmente, e secondo perché penso che un professionista è come se lei fa da una sentenza di assoluzione, non accetterebbe mai neanche un ringrazio, perché fa parte del suo dovere. Il professore Giaccone, in un procedimento che ho avuto io anni fa, è stato determinante il suo intervento per farmene andare assolte da un processo di omicidio, dottore Giordano. È stata determinante la sua perizia. Sì, nei confronti di chi? C'è il dottore Signorino qua che era pubblico ministero in quell'epoca. Dico l'omicidio in danno di chi? Ferdico. O Ferdico? Ferdico, vedete come si chiamava? Vittorio. Non lo so. Antonio. Antonio. Antonio Antonino, quello che si chiama. Chi giocava a palla con la testa? Il figlio di Vittorio, sì. Quello c'ha l'accusa di giocare a palla con la testa, lei pure imputato era. In questo omicidio pure imputato. Io non so giocare né con la testa delle persone, né con altre teste. Era per localizzare il... No, lo deve localizzare dottore, se ci basta già quello che hanno detto. Dico, lei è imputato quello di suo omicidio? Era imputato io, e lei era il pubblico ministero che ha chiesto l'assoluzione per me, fra parentesi. Ma tramite e con anche la collaborazione del professore Giaccone. Sì. Perché il professore già si diceva, mi scusi, posso proseguire? Sì, posso proseguire. Si diceva che in quel periodo hanno trovato gli indumenti di questa persona
tramite una telefonata anonima, i carabinieri erano andati in un posto a trovare gli indumenti di questa persona, di cui questi indumenti dicevano che erano sporchi di sangue, e che io non so niente perché io ero fuori, la detante, ho seguito tutto il processo di fuori e non me ne sono pentito, signor Presidente, fra parentesi. E hanno fatto la perizia su questi indumenti e il professore Giaccone ha smentito che si trattava di sangue e si è chiarito una cosa, perché era un aggravante molto pesante, perché gli indumenti sono stati trovati dove che si presumeva che questo era stato ucciso. L'indumento di chi era? Di quello che mancava. Cioè del morto? Mi scusi, io ero imputato, dottore Grasso. Ero imputato. Vabbè, era un'accusa a carico mio che quel galantuomo ha disciolto. Perciò dico, lasciamo, è stato, ho voluto aprire una pre, non c'è niente, per carità, non voglio né influenzare. È stato solo per chiarire che io con questo signore non potevo avere mai niente di niente, perché neanche, fra parentesi, lo conoscevo personalmente, In quei tempi l'avvocato Feleccia mi ha detto che le perizie li stava facendo, le ha fatto sapere anzi alla mia famiglia, che le perizie stava facendo un certo dottore Sassi, non so se chiama Sassi, è già, Sassi è già. Ma nessuno l'accusa dell'omicidio Giaccone per motivi personali, quindi sì. Nessuno le dice che sì, motivi personali. A me quasi che lei potesse avere. Il problema è che lei è accusato come esecutore di sì. Questo è il tema dell'accusa. Dottore Grasso, esecutore di ordini, quindi dottore Grasso, ognuno di noi è indipendente dalla motivazione. Scusa, ognuno di noi abbiamo i nostri sentimenti anche, dottore. Vuole dire se io avevo motivi. Io ho una coscienza. Non sono capace a fare queste cose. Abbiamo capito quello che lei dice. Grazie. Sì, ma in teoria per quello, per come è prospettata l'accusa e l'appartenenza a una determinata cosca mafiosa, quale quella di Filippo Marchese, se lei, dico lei ipoteticamente, un'altra persona avesse avuto un ordine da eseguire e non l'avesse eseguito, sarebbe stato ucciso secondo quella che è la prospettiva. Ah, secondo la sua versione. Quindi ah. Questa è l'accusa. Sì, ha ragione, e secondo la sua versione ha ragione. Quindi il discorso personale o no della simpatia, dico, lei poteva anche essere costretta a uccidere, secondo l'accusa sempre, una persona che era un amico suo, così come è avvenuto per secondo chiaro, di fatta per lo stesso imputato Sinagra Vincenzo, che secondo quello che dice Sinagra, questo è il discorso, seguendo quello, sì, sono d'accordo con lei. Ho un mandato di cattura per quanto riguarda omicidio Scalice Gaetano. Lo avevo, perché penso che l'ho ancora, che quando sì, c'è un'imputazione Gaetano, e tutto mi sfugge qualcuno. Mio Presidente, ma come mi hanno potuto rinviare a giudizio di questo reato se c'è una testimone oculare nella persona della moglie di questo signore che dice testualmente che di avere conosciuto la persona che ha ucciso suo marito e non è Rotolo Salvatore, e io sono qua a rispondere di questo reato come esecutore materiale assieme a Sinagra Vincenzo detto Tempesta, che proprio ieri o l'altro ieri parlando ho saputo, e io già lo sapevo anche in precedenza quando è stato arrestato lui con quel signore che era qua e con l'altro fratello, l'11 agosto, questo fatto si è svolto 2 mesi dopo, loro che erano già stati arrestati. Non vedo come mai siamo accusati sia io da una parte per quel motivo e sia lui da un'altra parte che era arrestato. Come mai dobbiamo rispondere noi due di questa situazione? È ottobre 82. A loro li hanno arrestati agosto, l'11 agosto, che c'ero anch'io imputato in quel fatto, e ora adesso mi hanno prosciolto. L'hanno prosciolto dopo avermi preso a confronto, mi hanno prosciolto. Queste sono sempre le forze dell'ordine. Cioè per capirci, hanno prosciolto i Sinagra? No, hanno prosciolto me. Io ero imputato Diego Di Fatto.
Credevo stesse parlando dell'omicidio Scalici. Scalici sta guardando il presidente, siccome mi sembrava che lei si riferiva a De Fatto. Io poi, siccome io ho continuato a parlare, c'è stato un equivoco, ho detto, allora. No, io siccome stavo continuando a parlare, lei mi ha fatto una domanda e ho risposto su quell'argomento che io mi stavo pronunciando. Okay. Io sono stato prosciolto. No, dall'omicidio. Mesi fa. Di fatto è stato rinviato dall'omicidio Scalici, è stato rinviato. Signorina, forse sarà un destino che mi è sempre pubblico ministero, in quasi... Forse pare, sarà un destino. Un destino favorevole a quanto pare. Sì, è fortunato. Speriamo che continui. No, devo dire che per lei ho richiesto il rinvio a giudizio, però. Come? Avevo richiesto il rinvio a giudizio. Io, secondo il signore, non ho neanche guardato perché ho la coscienza a posto. E prima o dopo la verità viene sempre a galla. Comunque Scalici Gaetano è stato ucciso il 19 ottobre dell'82. Dell'82? Questa è la... Lei è stato arrestato quando? No, è il mio coimputato che è stato arrestato. Io invece c'è la moglie che dice di avere riconosciuto chi ha ammazzato a suo marito. E non è Rotolo Salvatore. Questo è per l'omicidio Scalici. L'omicidio Scalici. La signora non so come si chiama. Non l'ha riconosciuto. Non è che non mi ha escluso addirittura, perché prima ha fatto la descrizione e descrive tutt'altro che a me. E poi, quando io ho avuto imputato questo fatto, automaticamente è scattata la ricognizione. Questa signora ha escluso categoricamente che io giorno ho ucciso suo marito. Mio presidente, però io sempre cammino con queste accuse addosso, che sono pesanti. Lei si sta difendendo, lasci stare quello che è stato. Lei ora si sta difendendo di fronte alla Corte e sta facendo la sua esposizione. Allora continui. Mio presidente, ho finito. Che dice? Presidente. Io di potersi difendere, uno si difende laddove non si ha la possibilità. Io forse mi trovo in galera perché nelle altre cose non c'ho alibi, sarà per questo, forse che mi hanno rinviato il giudizio, forse per questo motivo. Certo, l'alibi è sempre sì, ma delle cose. Allora devo dire, non è giusto dire questa parola, la colpa ce l'ha chi mi ha fatto uscire dalla galera, perché se io rimanevo in galera per ora non sarei qua a rispondere di questi reati. E non è giusto dirlo, perché no, comunque lei... No, chi mi ha fatto uscire non era il dottore Signorino, ma bensì era il presidente che presiedeva la corte, che era un processo di tribunale, non era corte d'assise. Del tribunale. Il dottore Curti Giardino. Vediamo se ci sono parentesi. Domande, parti civili, presidente, nessuno. La posizione di Calzetta, che è accusato anche da Calzetta. Sì, lei è stato accusato anche da Calzetta. Dato che lei ha visto gli atti e addirittura Calzetta. No, quelle di Calzetta io non le ho neanche guardato. Non neanche vuole... niente, lei penso che mi faccia tutte le domande che io neanche le ho guardate. Contestiamogli questo. Perché in modo come hanno fatto, come il giudice mi è venuto a contestare. Lei è stato arrestato su indicazione del Calzetta. Cioè il Calzetta ha dichiarato che lei sarebbe stato trovato in quel determinato posto e lei è stato trovato in quel posto. Tra l'altro c'è la questione anche del... della tessera, la malfa che lei ha stata rilasciata. Se la vuole chiarire adesso, intanto sì, poi sì, c'è un discorso facciamo che anche queste. Che dobbiamo chiarire, sì. Questa, innanzitutto, il Sinagra parla di una patente della malfa che era intestata alla malfa. Sì, questo perché mi conosceva molto bene. Parla di una patente. Questo signor patente... Sinagra camminava con un cugino mio. E io gli ho detto tassativamente, più forte, gli ho detto tassativamente che non si ci doveva, sì, e questa lei l'ha dichiarato, unire, perché non era degno di camminare, sì, con gente della nostra famiglia. Ma dico, questa patente intestata alla malfa, lei ce l'aveva o non ce l'aveva? Sì. Ce l'aveva? Perché mai? Non la patente, dico, era, no? Era tessera. La tessera, sì, la tessera. No, quale patente? Aveva la patente? No. Era la testa. No, completamente la testa. Era la testa. Con la sua fotografia, sì. Cioè la carta d'identità che era stata questo rilasciata. Questo discorso, mi lascia 2 minuti. Sì. Il racconto è fatto. È stata questa, diciamo, chiamiamola una ragazzata, fatta 6 anni fa, da me. Sì.
Parli più forte però che... Ripeto di nuovo le parole, sì, no? Non ripeto. È stata una ragazzata fatta da me 6 anni fa. Io mi trovavo latitante. Ora, siccome non mi andava più di essere campato dalla mia famiglia, non volevo fare il parassita, ho deciso di andare fuori Palermo per cercare di andare a lavorare, finché che si chiarivano quei discorsi che io ero, che ero sotto processo. E allora ho ritenuto opportuno, ho inventato questa storia, che come questo ragazzo, la Malfa, andava a scuola con me, ha fatto 2 anni la classe con me, per due anni è andato a scuola con me, e questo ragazzo ha gli stessi identici periodi di nascita mia, 8-10, siccome poi lui è diventato nipote di mia sorella, questo ragazzo, e io conoscevo tutta la sua famiglia, e ho prelevato tutte queste indicazioni da questa famiglia, compreso lui, e mi sono andato a rivolgere al municipio, ho pensato quel poveraccio là a farmi fare la testa, e ora le ho viste arrestare a tutte e due queste, ce l'ho sulla coscienza io questa persona. Lei come l'aveva conosciuto questa persona che le ha rilasciato la tessera? Di là del rione, signor Presidente, della borgata, di là. Sì, dico, rione sì, come? Qualcuno... No, lui neanche sapeva io chi ero, come mi chiamavo, neanche sapeva che era la tessera, non sapeva niente questo, è un giovane, non sapeva niente di me. Però io sapevo che lui era il presidente di quel... Perché quartiere. Ci andavo, perché il quartiere nostro, come, tanto ci saltavo per qualche fesseria, uscire un certificato, una cosa, sapevo che era il presidente. E allora ho cercato, l'ho pregato. È stato presentato? No, non l'ho conosciuto, perché lui frequentava anche il cinema, ci vedevamo, siccome sai, dal rione. E ciao, è andato a finire che poi ci prendevamo il caffè assieme. Ma chi gliel'ha detto a lui che lei si chiamava la Malfa? Come? A lui, chi gliel'ha detto che lei si chiamava la Malfa e non Rodolo? Lei? Io. Quindi lei ha detto io mi chiamo... Io sono andato là, io ho detto mi fai una cortesia, perché poi siamo entrati a chiamarci di tu, mi fai una cortesia, ho bisogno estremamente di farmi una testa perché devo andare, ci ho cercato tante scuse. Questo mi ha detto no, non è possibile, sai, perché io ci facevo urgenza, mi ha detto no, sai, non è possibile perché c'è una certa classe da fare, e io ho insistito finché chi ha ceduto, signor Presidente, e ne ho la piena colpa io di tutto questo. Ma insomma, veramente, se avesse fatto gli accertamenti che doveva fare tramite la polizia giudiziaria... Sì, ma se io non insistevo... Lei insisteva perché gli faceva premura? Premura, che avevo bisogno di quella tessera perché doveva andare a nord, sai, sono il documento non ce n'ho... È un buonaccione, signor Presidente. E cioè lei le ha chiesto... insistentemente questa tessera. Sì. Vabbè, questo per quanto riguarda la tessera della Malfa. Vogliamo contestare questa dichiarazione Calzetta? In parte l'ha avuto. Questo già... mi scusi, è questo la Malfa? Non c'entra, non sa niente. La Malfa va bene, sì. Quella firma sul documento è mia. Le dichiarazioni di Calzetta le conosce, le sono state contestate nel corso dell'interrogatorio. Calzetta ha sostenuto che lei frequentava assiduamente i bagni di Virzì. Non è vero. Quindi non è vero questo. Sì, ma questo pure ha detto l'istruttore che lui soltanto quando era ragazzo faceva ai bagni Virzì. Di tanto in tanto ci avvicinavo, signor Presidente. Compravo qualche pizza per i bambini. Ha detto che comprava le pizze per la famiglia. Per i bambini, c'avevo 5 nipoti. 50 sono 5, ora 5 perché 2 mesi fa è nata l'ultima. Che nel 15 giorni prima del 6 marzo 83 lei avrebbe acquistato per 20 milioni da Virzì Salvatore e Matranga Giovanni della cocaina. E che poi il 6 marzo 83 sarebbe incontrato nei pressi della rivendita dei tabacchi di Sant'Erasmo di domenica proprio con Totò Virzì
In quell'occasione lei avrebbe fatto presente al Virzì che avrebbe saldato questo debito a breve scadenza, al che il Virzì le avrebbe risposto: ma io non ho chiesto soldi. Questo è un fatto che è caduto sotto la percezione di persone presenti che l'hanno riferito. Dice chi era presente questo signor Calzetta? Calzetta l'ha percepito. Lei conosce Calzetta? No. Ma come diceva il Presidente, è stato Calzetta a indicare signor Presidente, il posto dove lei dottore Grasso, stava, e addirittura indicare sotto quale denominazione, sotto quale nome lei rimaneva latitante, insomma. No, questo forse non risulta. No, ha indicato il posto dove avrebbero potuto trovarlo. Che io ho letto le cose, l'interrogatorio che mi ha fatto il giudice. Il posto dove l'avrebbero potuto trovare. Comunque, che lei non conosca Calzetta, perché lo conoscono tutti nella Rione, quindi... A Calzetta? Sì. A Calzetta lo conoscono tutti, all'infuori di me. Lei solo non lo conosce. Allora, se sono solo non lo so, ma io non lo conosco. So che è di là, di quei paraggi di Rione. Non mette in dubbio che lui può conoscere me, ma io a lui non lo conosco. È stato contestato anche l'omicidio di Calabria Agostino, sempre su dichiarazione del Calzetta. Sì, le dichiarazioni... Lei verrebbe indicato come l'autore materiale. Le dichiarazioni... È venuto il dottore Motisi a contestarmi questi reati. Sono reati che... sono contestazioni fatte così, in nuvole in aria. Dice che a me mi avrebbe visto... in quel posto, poi là hanno ammazzato uno e allora furbato l'osservatore. Tra l'altro, insomma, mai c'era scritto Giocondo qua. Qualcuno dei presenti dei testi oculari dell'omicidio avrebbe detto che uno dei killer aveva un braccialetto d'oro che poi le è stato sequestrato al momento dell'arresto. Ma questo vede che è un altro omicidio. Non è Calabria, ma è comunque Scalici, che a stavolta la moglie dice che non sono io, e cioè sul braccialetto. Penso che invece di riconoscere il braccialetto era più facile riconoscere la faccia di una persona. Tutte queste persone perché accusano lei? Non sono tutte queste persone. Sono perlomeno due, no? Due sono. Non sono esattamente... Sono due persone, tutte queste, nel senso... Più una terza persona da delle circostanze lui nega di conoscere, tipo di Marco Salvatore, lei ha detto che non lo conosce. Non lo conosco, sì. Appunto, dico, perché dovrebbero parlare di questo? E che dice di me questo di Marco Salvatore, mi scusi? Di averlo visto assieme al Vincenzo Sinagra, detto Tempest, e lei invece ha escluso la circostanza. Dichiarazione su istruttoria. Io ho detto sempre che Sinagra e Vincenzo ha detto Tempest lo conosco, no? Non ha detto mai che non lo conosco. No, Di Marco ha dichiarato di non voler essere. Vabbè. Comunque di non voler. Senta, lei ha mai saputo di una sparatoria avvenuta ai Ciaculli, quella che viene definita come la tufiata dei Ciaculli? Signor Giulio, hanno contestato questo elemento. Per mia abitudine, lei mi sta facendo una domanda, non se io l'ho avuto contestata. Ecco. Sì, che ho avuto contestata l'imputazione, sì. Ma chi ha assistito a questa situazione? No. L'ha saputo nel Rione? No. Perché fra parentesi, neanche leggo il giornale. No, ma... Solo le cose che mi interessano. Se uno mi dice, vedi che c'è il tuo nome, come ho fatto questo pezzettino, c'è il tuo nome nel giornale, allora io vado a prendere il giornale e mi vado a leggere quello che mi interessa. Perché a me mi urta pure leggere il giornale. Questo fatto non è stato assolutamente denunciato da nessuno. Questo della un'aggressione, un non so, e per questo dico, io non quindi so. Quindi è un fatto che o si sa... Chi me lo vada... Io non voglio sapere lei come può averlo conosciuto. Mi interessa sapere, siccome qualcuno ha detto che lei l'avrebbe commentato, agitato, con Tinirello Lorenzo, Tinirello Giovanni, con Giovanni e Carmelo Zanca, l'avrebbe commentato, e si era in un periodo in cui c'era la guerra di mafia, come ha detto Sinagra, e non lo dice Sinagra, lo dicono i 150 morti che in quell'anno ci sono stati a Palermo, quindi almeno questo è un fatto incontrovertibile. A me mi dispiace questo, che 150 morti. Lei avrebbe commentato questa sparatoria. Se lei non l'ha commentato, non dice che non è saputo. Già, gli avevo risposto. Presidente, scusi, era la contestazione quella del 9 marzo dell'84, appunto, dice l'imputato: prendo atto che il mio coimputato Di Marco Salvatore, che io non conosco, afferma di avermi visto assieme a Sinagra Vincenzo detto Tempesta,
Ribadisco di non conoscere questo Di Marco e di conoscere il Sinagra Vincenzo, detto Tempesta, soltanto di nome. Sì, sì, io ogni volta che sto dicendo che lo conosco. Dico, perché tutte queste persone? Perché non rispondo alla domanda del Presidente. Lo conosce anche come persona, lo conoscevo soltanto di nome. A chi? A Sinagra Vincenzo. No, ora l'ho conosciuto, signor Presidente. Quindi non lo conosceva di persona. Era imputato con me, ma io non lo conoscevo. Vabbè, di nome, lo conosceva di nome? Sì, perché aveva un procedimento con me, l'ho visto anche in fotografia. Presidente, mi dà la parola. Sì, senta, avvocato Fileccia, per i tempi che occorreranno, ebbene anche, ci sono domande che debbono essere rivolte all'imputato? Io veramente non avevo finito. No, ma anche per vedere, no, io non ti sto togliendo la parola. No, credevo che siccome stava chiedendo la parola all'avvocato Fileccia. No, volevo, un minuto poi per l'avvocato Fileccia. Io volevo sapere se ci sono domande, parte civile, pubblico ministero, nessuna domanda. Quindi la difesa poi ha domande da rivolgere all'imputato? Nel specifico, e chiarisco qual è lo scopo della domanda, per sapere poi naturalmente quando dobbiamo fare la sospensione. Non ci sono domande, mi parla anche della difesa, soltanto questa. No, avvocato Fileccia, faccia finire il collega e poi. Vabbè. Senta, lei Spadaro Vincenzo non lo conosce? Spadaro Vincenzo, detto Cece, non ha mai partecipato ad un. Verso i bagni Virzì ad un banchetto con Spadaro Vincenzo, suo fratello, i figli. Tinnirello Gaetano lo conosce? Signor, mi scusi, per quanto riguarda Virzì, già io gli ho risposto che non sono andato da Virzì mai all'infuori di quelle occasioni. Sì. Perciò non ho potuto mai partecipare io a un ricevimento. Se può darsi nel comprare mai la pizza, visto che c'era un banchetto, erroneamente ha salutato qualcuno che conosceva e l'hanno scambiato come una presenza al banchetto, dico, potrebbe anche essere successo, ecco perché. No. Senapa Pietro non lo conosce? Senapa. In carcere, sì, lo conosco dopo, in carcere. Abate Mario? Abate Mario? Non lo conosco. E Alfano Paolo, ho detto, secondo quello che dice, sì, io conosco Pietro Alfano Paolo che è in galera con me. Pietro Zappone o Alfano? Non lo so. Come Pietro Zappone non l'ha mai conosciuto. Io non l'ho sentito mai chiamare così a questo Alfano Paolo. Ad altri sì. Ha conosciuto qualche altro che si chiamasse, che venisse indicato come Pietro Zappone e che invece si chiamava in un altro modo? No. No, io ho detto questo Paolo Alfano che io è in carcere con me, non l'ho sentito mai chiamare di questa maniera. Sì, ho capito. No? Ha mai frequentato il locale di Raccuglia Cosimo a Ficarazzi? Mai. Lo conosce? No. Non c'è mai stato? No. Nemmeno per così, per andare a fare un bagno nello scivolo annesso, nella spiaggia annessa? No, così. Lei è uscito prima che venisse commesso in carcere l'omicidio di Marchese Pietro o dopo? Io non lo so quando è successo l'omicidio di Marchese Pietro, di preciso. Io sono uscito il 26 febbraio del 1982. Ma se fosse successo non se lo ricorderebbe dentro il carcere? Lì dentro il carcere quando c'ero io non è successo. Non è successo? No. Quindi è uscito prima che. Sì, sì. Viene indicato come un esperto in esplosivi. Lei ha avuto qualche che curava dell'approvvigionamento di esplosivi in zona Carini. Lei ci è andato mai in questa zona Carini a cercare forse qualche cava, a chiedere esplosivi? Mai. Che scuola ha frequentato? Ha detto la quinta elementare. E poi ha frequentato, dopo la quinta elementare non ha frequentato più scuola? La scuola. Il lavoro ha frequentato. Come? Il lavoro ha frequentato. Maniscalco Salvatore lo conosce? No. Battolla Giovanni? No. Ma c'è anche Giovanni, Virzì Salvatore. E Bronzini Alessandro, se lo conosce. Bronzini Alessandro, rimane. No. Non conosce nemmeno questo. Escludo però, sì, mi scusi, qualcuno che magari incontro qua. Non so però il nome come si chiama, se sono magari presenti qua, se non precedente. Siamo 100 nella sezione dove che mi trovo io. Siamo tutti qua imputati, evidentemente. Del resto lei ha puntualizzato e ha precisato quando conosce qualcuno che l'ha conosciuto in carcere, quindi non c'è una possibilità di equivoci sulle sue risposte, non ce n'è.
Va bene, sono altro. Vabbè. Allora, vediamo l'avvocato Filetta. Sì. Presidente, mi scusi. Deve fare domanda o fare un'istanza? No, è una precisazione, Presidente. Allora, l'imputato possiamo farlo riaccompagnare? Non lo so, se... Se se ne vuole andare, se ne può andare. E io se me ne voglio andare, se lei mi dice mi rimendio. Ma io non è che dico a casa, purtroppo. Ancora è presto. Dunque, mi pare che se non ci sono altre domande per l'imputato lo possiamo fare di accompagnarti.